Sono Nina J. Kors e voglio dare voce a tutti i miei iscritti raccolti nel blog Nina e i pensieri di corsa. Dicono che sono testarda. Non sanno che sono tenace. I pensieri, le parole, le omissioni, gli errori sono, se Dio vuole, tutti miei. Baby. 23 marzo 2020. La crescita in una giornata banale. Stamattina mi sono svegliata alle 6, stranamente riposata e con la sensazione quasi nuova di stare bene, come se fuori non ci fosse l'apocalisse continuamente paventata dalla zarina. Poco dopo colazione ero fuori con il cane e a quell'ora c'è più traffico che a mezzogiorno, ovvero qualche furgoncino sfreccia veloce, lasciando dietro di sé una striscia puzzolente che ora mi è intollerabile, come se io non avessi vissuto tutti i miei anni in una città terribilmente inquinata e puzzolente. Alle 7 ho dato lo strofinaccio sui pavimenti della casa, guardando con grazia le due paia di scarpe, un paio nere e un paio di crocs che uso per uscire. Appena finisce sto delirio vi butto, care mie, perché avrete finito la vostra funzione. Prima delle 8 mi sono messa a scrivere. Ho scritto 3 o 4 righe e poi mi sono fermata. Non sapevo più che scrivere. Quindi ho cancellato tutto. Non è tempo per me di fare cose che non mi vengono facili. Alle 9 ero al mio computer di lavoro. Ho trovato un mangiafuoco spaventato che mi ha chiesto aiuto. Mi sono attaccata al telefono e ho rintracciato camion che si sono persi, parlando via WhatsApp con i turchi terrorizzati, perché non hanno accesso alle informazioni che abbiamo noi, non si sentono protetti in nessun modo, non hanno la minima idea di come difendersi. A chi di loro me lo ha chiesto, ho dato il sito italiano del Ministero della Salute. A qualcun altro ho spiegato che passa attraverso le mucose. Ad altri ho cercato di dire che passerà. Ho lavorato come una stupida tutta la mattina, proprio oggi che pensavo che la chiusura dell'Italia e quella autonoma di alcune aziende turche mi avrebbero costretto a non fatturare le mie ore di lavoro cottimo. E invece, vedi un po', lavoro più degli altri giorni. A mezzogiorno mi sono attaccata alla macchina da cucire e ho finito i pezzi che avevo impostato ieri. Li ho spillati al cartone attaccato al muro e mi sono resa conto che dovrò apportare delle modifiche, perché così non va. Nel frattempo mi sono aggiornata sulla situazione mondiale. Mi arrivano le notifiche da alcuni social, tra cui Telegram, a cui mi sono iscritta. Io voglio sapere cosa succede nel mondo. La foto della California, con tutta la gente pigiata in barca a ridere e prendere il sole, mi ha fatto male. Alle 12.30 ho attaccato il mio iPad all'altoparlante e ho seguito la mia lezione quotidiana di Body Groove, una app bellissima, i primi 30 giorni sono gratuiti, e ho ballato in sala come se non ci fosse un domani, mentre Miss Italia, chiuse le porte, continua a seguire il suo corso al Politecnico con la voce sempre così tranquillizzante della sua insegnante del lunedì. Penso che i nostri ragazzi siano costretti a crescere in fretta, ma mi sembra che ce la stiano facendo alla grande. Mi domando se gli adulti sono in grado di crescere con altrettanta facilità. Ma al momento sono quasi le 2. Io ricomincio il mio lavoro di back office. Intanto mangio uno yogurt, cucinare non ho voglia. Al momento va bene così, poi si vedrà.
Se volete aiutare questo podcast a crescere, lasciate una recensione, buona, brutta, come volete. Aiuterete a migliorare e a farmi conoscere. Il resto delle informazioni le potete trovare nelle note. Ciao!